Siamo con Bruno Reverberi, team manager della Colnago CSF Inox, qui alla 64esima edizione della Coppa Agostoni. Bruno, una stagione che comunque sta andando alla grande, con una grande vittoria a Giro d'Italia. Sì, direi di sì, nonostante abbiamo inserito parecchi giovani, la nostra è la squadra più giovane che c'è al mondo, siamo soddisfatti dei risultati perché abbiamo vinto 4 gare con Pozzovivo, il Brixia Tour, una bella tappa con Belletti e il Giro d'Italia, ma soprattutto siamo protagonisti quasi tutte le gare, vedi ieri Pozzovivo, la Trevalli, e diciamo che siamo contentissimi, stiamo facendo la squadra ancora per il prossimo anno con l'inserimento di qualche neoprofessionista, cercheremo di migliorare la nostra squadra come abbiamo sempre fatto, tutti italiani. Tutti italiani, tanti giovani, quindi il coraggio di lanciarsi con i giovani per rinnovare questo, diciamo, mercato, questo gruppo. Sì, diciamo ne abbiamo bisogno anche perché al momento il ciclismo italiano non è che viaggi alla grande, sono 2 anni che non vinciamo una classica e questa è stata una scelta nostra di cercare di lanciare il più possibile i giovani con un po' di pazienza perché noi come tu sai facciamo firmare i corridori, li prendiamo con la garanzia di fargli fare almeno 3 o 4 anni, di conseguenza diamo anche il tempo per poter maturare. Non abbiamo grande pressione dagli sponsor, perciò la nostra è una squadra dove il giovane può maturare e diventare anche un corridore buono come abbiamo fatto con tanti altri, vedi Pettacchi, vedi tanti altri corridori che abbiamo avuto in squadra. E adesso mi trovo sul rettilineo dove proprio alle mie spalle ci sarà l'arrivo della 64esima Coppa Agostoni. Nella zona dove mi trovo adesso possiamo trovare l'organizzazione, l'ambulanza che seguirà i corridori e la staffetta. Siamo con Alessandro Carrera. Giuseppe Valtorta, allora, è stato sindaco di Lissone. Il botto più grosso del mercato. Anche assessore allo sport. E quando era quanto assessore Giuseppe Valtorta, la Coppa Agostoni l'ha vinta Damiano il Curo, grandissimo Eddie Merckx. Si giocano le squadre, rimane Lampre, Liquigas. Ecco, venite qui in primo Gias. Piano. Ci sono effettivamente diverse proposte sul banco. Sono Alberto Grisi si mette qui al centro di queste due signorine. Cercato, Alberto Grisi, assessore a... Dopo giovedì o venerdì faremo una riunione con lui, valuteremo tutte e 3 le grandi proposte di Mauro Gianetti della Geo, ovviamente di Beppe Saronni e di Roberto Vadio, e credo che per sabato sarà l'annuncio. Ma non ce lo dici, dai, che dove pende la bilancia? In questo momento è difficile dirlo perché ci vuole un'analisi completa, siamo ancora dei sommi capi, vediamo entro un paio di giorni. Ragazzi, è impossibile stampare, dai, dacci un po' le notizie, gli altri corridori come si sposta il mercato, le squadre. Diciamo che l'Androni Giocattoli si sta muovendo molto bene. State qui che fate da padrini alla Carne Oro NGC, che è la prima squadra che si presenta. Damiano Caruso. Io ho visto il giudice d'arrivo Marrone che stanno arrivando i corridori della Carne Oro, poi sentiremo anche le altre autorità. La Carne Oro MNGC è sponsorizzata dall'amico Natalino Bellotti, Emanuele Stella, Daniele Ratto, Fabio Terrenzio, Raffaele Ferrara. Ci dice un nome dove vanno, non ce li dice. Aristide Ratti, Andrea Totti, Sergio Pardiglia e Francesco Tista. Va bene, sabato abbiamo la squadra adesso, Aranghi non registriamo, ma dove va? La squadra Aranghi completi. L'Azzurro Totti e gli altri corridori possono. Siamo pronti, Emanuele, oggi com'è? Forza ragazzi, ma oggi è dura, speriamo di fare una bella corsa. Numero 182, condizione... Ma sono uscito dal Portogallo un po' stanco. Verde, dirige, però, sai, dicono sempre che dopo una grande corsa si va forte, speriamo che sia vero. Oggi vediamo dopo l'arrivo. Speriamo, dai. Graniano di Capannori. Siamo con Daniele Ratto, Daniele, sei uscito da un giro del Portogallo molto bene. Oggi... oggi da vedere, sperando che non si faccia il tempo che reca. Devi firmare anche Music. Come va avanti. Gianni Music, nato nel 1991, 19enne. Vediamo. È nato siete il 12 gennaio 1991. Con probabilmente il più giovane in gara in questa edizione, numero 64 del Giro delle Brianze, la Coppa Agostoni, Gran Premio. Banca Popolare io di Milano. Un po' in incognito, bisogna vedere Adria se Mobile, riesco a passare le salite. Firmato il foglio di partenza, vedo che però sta intervistando anche Danilo Gioia, quinto classificato alla Coppa Agostoni dell'Andalusia. Arrivano dalla
Spagna. Abbiamo qui armata tutta a completo. Qui, naturalmente a mancano, fare la foto di gruppo. Ma diciamo c'è la punta alla piramide. Ecco gli atleti della Andalusia. Com'è la condizione, com'è la gara di oggi? La condizione sto bene, dai, vengo da anche del Portogallo, in una tappa Brescia 14 giorni di gara consecutiva oggi. Quando correva nella la mia quindicesima ho voluto essere però presente al trittico perché Manuel Ortega, perché mi piace Antonio farlo, Pietra, perché l'ho vinto qualche anno fa e so che è una gara importante per me come corridore, per e per Garcia quello che può Carrasco, essere un pensiero in azzurro, come stato tecnico Montenegro, e guarda, applauso per Andalusia. Mi piaceva farmi trovare presente in buona condizione qua al Trittico, ho lavorato parecchio e bene dalle 16:30 circa, una grande importante trasmissione Rai, può essere un uomo importante per i mondiali Rai 3 in chiaro. Ma due uomini importanti, diciamo che ne sono indispensabili. Vediamo tutti, se c'è qualche squadra in fase d'attesa. Io e sto non bene, affronterò sabato questa prima gara con una nazionale che Paolo ha voluto sperimentare qua in Italia, con tanti giovani, tanti giovani forti in Italia che come giustamente li pensa vanno così affiancati a persone che prima di loro hanno passato certe, certe situazioni, quindi sono contento che lui abbia pensato in una di queste persone, perché chiaramente non sono loro, non sono il solo a essere presente come uomo di esperienza. Comunque è importante andare forte, ha vinto due campionati del mondo da corridore, 3 edizioni della Coppa del Mondo, una Olimpiade, 64 vittorie su strada, la Mobili Rissone e la città di Rissone stanno per premiare il neo commissario tecnico dell'Italia, il grandissimo Paolo Pettini. Eccolo qui. La provincia di Monte Brianza applaude Paolo Pettini.